Nanki Brilli, attrice amata, ammirata e rispettata, ha lasciato tutti senza parole con le sue ultime dichiarazioni. Anche lei entra nel gruppo delle donne del mondo dello spettacolo molestate. Famiglia Cristiana, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne di domani, ha intervistato Nanki Brilli, testimonial del telefono rosa che contrasta la violenza sulla donna da parte dell'uomo. Nanki e la sua denuncia. La nota attrice Nanki Brilli ha deciso di intraprendere questa lotta perché non ha mai sopportato le forme di violenza sui più deboli e quella dell'uomo sulla donna. Alla domanda se avesse mai subito violenza, Nanki risponde: Violenza, grazie a Dio, non ne ho mai subita. Molestie sì, ma ho avuto la forza di alzarmi e andarmene. Poi continua a È stato umiliante e mi ha fatto così rabbia. Un produttore di fronte al mio rifiuto delle sue avances, davvero volgari, non mi ha fatto più lavorare con lui. Nanki Brilli e la violenza sulle donne. Sebbene Nanki Brilli non abbia subito una violenza fisica vera e propria, in seguito alle molestie subite da parte del produttore, ha deciso di imbattersi a favore delle donne che hanno subito violenza. L'attrice romana è determinata nell'offrire il proprio supporto morale, ma questo spiega non è sufficiente. Servono dei professionisti, non basta essere amichevoli e confidenti. Infine ha sottolineato che nei casi di violenza non esiste una distinzione di classe, e poi sottolinea che l'amore non è possesso. Domani sarà la giornata contro la violenza sulle donne, un evento molto importante per ricordare che ci sono ingiustizie che bisogna combattere nella vita, e le vittime di violenza devono denunciare quanto subito. Nanki è a sostegno di queste persone e, avendo subito sulla sua pelle certe situazioni, è molto decisa a portare avanti la sua battaglia. Siamo tutti con te, Nanki. Complimenti per il tuo coraggio e determinazione.